Garantire la prosecuzione del lavoro dei balneari che hanno investito nelle concessioni demaniali è l'obiettivo del neo ministro per gli affari regionali Enrico Costa, intervenuto ieri a Pescara in un convegno organizzato dal nuovo centrodestra per tornare a parlare della direttiva Bolkestein, con la quale l'Europa impone la messa a gara di evidenza pubblica delle concessioni demaniali balneari. Vogliamo mettere mano ad una disciplina complessiva di riordino che da molti anni manca. È fondamentale affermare alcuni principi, come dicevo prima, e principio essenziale è quello di rispettare quella che è la professionalità, quella che è l'esperienza, quelle che sono le imprese, perché dietro ad ogni impresa ci sono delle scelte familiari, delle scelte imprenditoriali, dei percorsi, delle valorizzazioni che è giusto non disperdere. Chiaramente noi dovremo aspettare quella che aspetteremo e valuteremo quelle che saranno le pronunce a livello europeo. Le richieste degli operatori del settore sono le stesse su cui si sta dibattendo da tempo, riassumibili nell'impegno ad una proroga delle concessioni in scadenza che consenta agli operatori di rientrare dagli investimenti economici fatti negli stabilimenti balneari. Abbiamo chiesto in passato agli altri suoi colleghi questa norma transitoria che consente a chi è già in essere di avere un periodo congruo per continuare a gestire l'arenile. L'altra questione, l'altra domanda è se ci sono delle regioni che si sono attivate a mettere in piedi dei regolamenti regionali in virtù di una legge dello Stato, la 296, che il governo non si metta di traverso e consenta loro di poter legiferare e consentire agli operatori stessi di fare un piano sugli investimenti. Terza questione, è impensabile che il canone che si paga in Abruzzo è simile a quello che si paga in Toscana, nel Lazio, in Liguria. Parliamo di oltre 33.000 imprese su base nazionale, oltre 600 su base regionale, e parliamo di un settore che da sempre fa da traino per la creazione del PIL nazionale. Quindi è giusto dare regole certe e far sì che chi vuole intraprendere in questo settore sappia in quale perimetro possa agire.